Quest'anno, come tutti gli anni, all'inizio di questo dicembre si è tenuto l'evento The Game Awards. Sono ancora un po' sfasato perché ho dormito pochissimo, ma comunque, quest'anno, tra l'altro, era un evento realmente migliore rispetto sia all'anno precedente, sia all'anno passato ancora, eccetera, eccetera. L'evento ha presentato parecchi titoli e sembrava veramente di stare quasi a un E3 o a un PlayStation Experience. Tanti titoli, tante world premiere, tanti ospiti, tra cui appunto Guillermo del Toro, Zachary Levi, il protagonista di Chuck, nonché il prossimo Shazam, e così via. Io direi di partire subito con una piccola panoramica di tutti i vincitori, iniziando chiaramente da The Game of the Year, dal gioco dell'anno che è The Legend of Zelda The Breath of the Wild. Titolo che io auspicavo che vincesse questo titolo, ha vinto. Gran bel titolo, gran bella scelta. Quest'anno hanno cercato di dare un premio comunque quasi a tutti i giochi e ciò è ottimo perché altrimenti un titolo potrebbe prendere quasi tutto ciò che... cioè, quasi tutti i premi. Best Game Direction, sempre The Legend of Zelda Breath of the Wild. Qui ci sarebbe qualcosa da dire perché probabilmente ci sono, anzi sicuramente ci sono titoli più meritevoli, ma ahimè la scelta non era mia. Best Narrative, What Remains of Edith Finch. Questo pure meritatissimo, gran bel titolo, gran bella narrazione, gran bella storia e quindi merito. Best Art Direction Cuphead, qui potevamo ovviamente prevederlo tutti perché quest'anno Cuphead è stato il titolo più chiacchierato probabilmente tra i vari piccoli indie, anche se un vero indie non è. Però sono molto felice per la sua riuscita, per questo grande successo. Tra i titoli poi abbastanza Best Action Game, Wolfenstein 2 The New Colossus, un gran bello sparatutto che per me è un gioco tra i migliori forse di quest'anno. Certo, tra i Best Action Game potevano esserci, cioè potevano essere messi anche gli altri titoli, per in quanto questo è uno sparatutto, però ci sta. Ci sta di brutto, ragazzi, ci sta veramente di brutto. Best Strategy Game, il gioco italiano, Mario più Rabbids Kingdom Apple. Kingdom Battle. Comunque, Most Anticipated Game, The Last of Us Part 2. Anche questo era prevedibilissimo, in quanto non si è saputo più niente di questo titolo dallo scorso PlayStation Experience. Quindi questa sera, questa notte, scopriremo qualcosa di più, speriamo. Best Sport Racing Game, Forza Motorsport 7. Anche qui era prevedibile perché purtroppo Gran Turismo, nonostante tutta l'attesa, non è riuscito a spodestare Forza Motorsport in nessun praticamente punto, in nessun luogo. Best Ongoing Game, Overwatch. E qui ci sarebbe molto da dire perché nonostante Blizzard continua a supportare in una maniera incredibile Overwatch con tanto di nuovo personaggio, l'ultimo è Mori, è uscito circa 2 settimane fa. Sicuramente un gioco come Warframe è assai più meritevole, soprattutto appunto per tutto il supporto che gli sviluppatori stanno dando. Quindi, Best Fighting Game Injustice 2, qui c'è molto da dire, ognuno potrebbe dire una sua impressione, io da fanboy praticamente della DC. Scherzo, ovviamente. Devo dire che anche questo è un premio meritato, soprattutto perché gli sviluppatori questa volta hanno cercato veramente di fare un bel lavoro riguardante il single player, quindi la trama del gioco, facendo uscire anche un fumetto, tra l'altro, Injustice 2, come uscì anche Injustice 1 come fumetto, tra l'altro. Ma passiamo un attimino quindi a rassegna. Questi sono i premi principali, poi ce ne sono tanti altri. Premio del miglior gioco mobile è Monument Valley 2, che consiglio a tutti quanti, soldi ben spesi, gioco veramente incredibile. Poi, tra i World Premiere, abbiamo visto World War Z. Già, proprio il film tratto, eh sì, il gioco tratto dall'omonimo film, che era tratto dall'omonimo libro. Qual è il problema? Il problema è che uno ce lo fai uscire dopo tanti anni.
Certo, l'anno prossimo dovrebbe uscire World War Z 2, ma vabbè, qual è il senso poi di questo secondo film? Non lo so. 2 è già un film che si differenzia in una maniera assurda rispetto al libro, sia a livello dei morti viventi, tutto, 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 tutto. Non ha niente del libro, ma tralasciamo anche questo. Potrebbe essere un ottimo action? Forse sì, forse sì, forse no, forse sì. Sicuramente sarà un gioco isometrico. From Software ha presentato un nuovo titolo, una sorta di teaser di circa 5 secondi, pochissimo così, in cui ci dice Shadows Die Twice, quindi le ombre muoiono 2 volte. Questo potrebbe dirci 2 volte, Bloodborne 2, Tenchu soprattutto per via di ciò che vediamo nel video, oppure uno dei loro primi titoli, vediamo. Vedremo cosa hanno in mente, cosa vogliono farci mostrare, cosa ci diranno, cosa ci mostreranno, cosa ci pubblicheranno. Camposanto, che ricordiamo per Firewatch, hanno presentato il gioco The Valley of the Gods, la Valle degli Dei. Stavolta sembra sempre un gioco molto esplorativo, però ambientato stavolta nell'antico Egitto. Ecco, questo qui sembra veramente bellissimo. Presentato il nuovo DLC di The Legend of Zelda, La Ballata dei Campioni, disponibile già da adesso. Bandai Namco ha presentato Soul Calibur 6, ma lo prevedevamo tutti. Successivamente, Hideo Kojima ha presentato chiaramente Death Stranding con un nuovo trailer. E qui c'è da dire un po' di cose. Uno, ma cosa si fuma Kojima? Perché o si fuma della roba buona oppure direttamente nelle vene, ma cioè, è roba pazzesca. Due, si tratta sicuramente di. Dal trailer possiamo capire che Kojima vorrebbe avvicinarsi a una sorta di videogioco surrealista d'avanguardia quasi. Cioè, come il cinema surrealista, qui potremmo avere il genere dei giochi surrealisti. Surrealistici. Niente di strano, cioè niente di brutto. Vedremo. Vedremo come sarà. E Way Out, invece. E Way Out di Joseph, che è lo stesso sviluppatore di Brothers: A Tale of Two Sons, che ha presentato anche il gioco proprio durante la presentazione, quella presentazione che è valsa tutta l'attesa, tutte le 3 ore e mezza circa di conferenza, veramente bellissimo. Cioè lui ha perculato un po' tutti, ha perculato un po' tutti e quindi viene la voglia di comprare il suo gioco che sembra un po' Prison Break, solo per questo. Media Molecule ha presentato Dreams con un nuovo trailer, quindi per dirci, guardate ragazzi, Dreams non è morto, Dreams è vivo. I creatori di Payday hanno presentato GTFO, che potrebbe stare tranquillamente a significare Get the Fuck Off, una sorta di gioco cooperativo, soprattutto cooperativo, che potrebbe assomigliare inizialmente ad Alien o Prometheus, però poi si scopre che dovremo combattere tutti insieme contro un gruppo di zombie, nemici, alieni, comunque qualcosa del genere. Ma ci sta, graficamente bello, poi è fatto da sole 10 persone, 10 persone nel team che fanno quel lavoro, cioè. Triple A, avete capito? Metro Exodus si presenta con un nuovo trailer, spettacolare il trailer, non vedo nessuna attinenza ai libri perché sicuramente non prende niente da Metro 2035, nemmeno come seguito perché non c'entra assolutamente niente, ma sarà abbastanza interessante, penso. Platinum Games ha presentato Bayonetta 3. Bayonetta 3. E con Bayonetta 3 potevano già chiudere tutta la conferenza, cioè tranquillamente chiuderla perché era già l'apice. Era già l'apice di tutta la figaggine. Tra l'altro, un paio di giorni fa parlavo con un amico appunto riguardo a Bayonetta 2 e 1 su Switch, perché io vorrei vedere Bayonetta 1 e 2 su Switch. Presentati anche quelli, presentato il 3 e adesso
Devo comprare solamente Nintendo Switch. Presentato Witchfire. Witchfire è un altro gioco molto interessante, molto particolare, ma vedremo come si svilupperà, perché in pratica era un gioco che inizialmente si presentava come una sorta di action, cioè di action esplorativo, poi alla fine pistole, fucile, in realtà è uno sparatutto. Infatti è fatto dagli sviluppatori di Svanishing Carter, cacchio, non mi ricordo il nome, e da Bulletstorm, quindi due giochi pazzeschi, soprattutto se Bulletstorm. E noi vediamo l'ora di saperne di più. Quindi, a livello di presentazioni proprio, questo Game Awards è stato una sorta di una conferenza a sé stante, con tantissimi titoli, con tantissime world preview, veramente meritevole, veramente grande. Geoff ha fatto un bellissimo lavoro quest'anno rispetto all'anno scorso, anche a livello di marketing, di pubblicità, di tutto praticamente, e che dire, contento per i vincitori, perché comunque sia, sono tutti giochi meritevoli. Quest'anno non è possibile dire, ma secondo me Game of the Year non è questo, come l'anno scorso era possibile dirlo con Overwatch, anche se Overwatch ha un gran bel titolo. Però quest'anno veramente non si può dire niente a questa conferenza, non si può dire niente a tutte le uscite, a tutti i giochi presentati, perché ciò che è stato presentato era fantastico, era fantastico. È stato presentato, è salito sul palco anche Guillermo del Toro, il regista cinematografico, molto emozionato perché chiaramente Kojima è il suo idolo, così. Anche Norman Reedus, e niente. Finisce qui la nostra breve recap, però vi consiglio di visitare il nostro sito e visitare la nostra pagina da Facebook per saperne sempre di più. Grazie mille.